Buongiorno, iniziamo oggi un percorso di approfondimento di quelle che Philippe Perenot ha definito le competenze per insegnare. Philippe Perenot è un sociologo svizzero nato nel 1954, professore presso l'Université de Genève alla Facoltà di Psicologia e di Scienze dell'Educazione, cofondatore del Laboratorio di Ricerca in Innovazione, Formazione e Istruzione. Nel 1999 pubblica un volume molto significativo, poi tradotto successivamente in italiano, dove approfondisce quelle che egli definisce le dieci nuove competenze per insegnare, per la professionalità del docente. Il nostro percorso vuole proprio approfondire ciascuna di queste competenze anche perché si condivide pienamente l'impostazione che riconosce queste dieci competenze centrali per favorire una professionalità in un ruolo tanto delicato quale è quello dell'insegnante. In più lo sforzo però vuole cercare di individuare ed analizzare quali siano i fondamentali riferimenti normativi e contrattuali. In vigore nel nostro paese, che possono andare a sostenere ed arricchire effettivamente questa eh, maturazione di queste competenze professionali per appunto la professione di insegnante. L'idea è anche quella di favorire in questo modo un tentativo di valorizzazione e di eh, piena attuazione di quello che è la crescita e il miglioramento delle istituzioni scolastiche, che vedono come centrale il ruolo effettivamente della professionalità docente. Cerchiamo ora brevemente di vedere insieme quali sono queste dieci competenze. La prima è organizzare e animare situazioni di apprendimento. Innanzitutto, il docente deve avere piena padronanza della disciplina di insegnamento e Deve eh, cercare di impostare delle proposte, appunto, didattiche che siano davvero coinvolgenti per gli studenti e che sappiano anche, eh, diciamo così, partire da possibili situazioni di difficoltà o di errore che lo studente può incontrare sul proprio percorso. Gestire la progressione degli apprendimenti, quindi, fare in modo che nel corso dell'attività. E il docente eh, aiuti gli studenti nel sapere progressivamente realizzare dei bilanci periodici in merito alle proprie capacità, ai propri di punti di forza e di debolezza e quindi di conseguenza ai propri apprendimenti, ideare e far evolvere dispositivi di differenziazione, l'eterogeneità delle nostre classi è un aspetto che sicuramente è centrale e quindi è fondamentale che il docente Sappia eh, mettere in cantiere delle proposte didattiche che tengano conto delle specificità di ciascuno, ma soprattutto questa eterogeneità possa diventare anche una ricchezza. Quindi, mettendo in campo anche dei percorsi di sostegno reciproco, di aiuto reciproco, di tutoraggio reciproco fra gli alunni, in modo tale da non lasciare indietro appunto nessuno. Quarta competenza, coinvolgere gli alunni nel loro apprendimento e nel loro lavoro. Quindi fare in modo davvero che eh, lo studente sia consapevole del percorso che gli viene proposto, ma anche del progressivo percorso di apprendimento che eh, appunto sta affrontando. Quinta competenza, lavorare in gruppo. Quindi fondamentale saper, eh, diciamo così, ideare delle situazioni che animino davvero una dinamica di gruppo in cui ciascuno si sente parte di un tutto e può contribuire effettivamente con le proprie specificità e le, le proprie eh, appunto potenzialità Sesta, partecipare alla gestione della scuola, questo apre chiaramente alla eh, visione di una scuola come contestualizzata in seno ad un territorio, perché questa partecipazione riguarda sia l'interno, quindi il lavoro da farsi con i propri colleghi e con gli studenti, ma anche verso l'esterno. Infatti centrale in questo aspetto è sicuramente la dinamica collegiale che caratterizza appunto il mondo della scuola e la professionalità del mondo della scuola. Strettamente collegata a, a questa è sicuramente la settima competenza, che è informare e coinvolgere i genitori sia negli aspetti più istituzionali, quindi la dimensione collegiale, ma anche nella costruzione di una continuità appunto educativa che permetta di eh, favorire appunto, la maturazione e la realizzazione di ciascun, di, eh, ciascun studente. Come dice bene, richiamandolo un'altra volta. Decreto che ha regolamentato l'autonomia delle istituzioni scolastiche: la finalità della scuola deve essere proprio, in collaborazione con il territorio e con tutti gli altri attori, favorire il raggiungimento del successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa. Ottava competenza: servirsi delle nuove tecnologie. Una professione come quella del docente non può assolutamente non essere al passo con i tempi e quindi tenere fuori questa continua evoluzione che la tecnologia ha e le continue trasformazioni che introduce sia dal punto di vista sociale, economico e culturale. Quindi è chiaro che il docente deve servirsi di queste tecnologie come uno strumento, come un mezzo per favorire gli apprendimenti e, e appunto far crescere i propri studenti. Non ha competenza affrontare i doveri e i dilemmi etici della professione. E qui si può aprire una breccia sul tema sempre discusso della creazione di un albo professionale dei docenti. È chiaro che ciascuna professione e anche quella del docente ha la doppia faccia della medaglia: doveri ma anche diritti, ed è fondamentale che ciascuno li conosca. Li sappia gestire e soprattutto sappia affrontare anche quei momenti di stallo che possono essere appunto definiti i eh, dilemmi etici. Quindi quelle scelte che sei portato a fare e che ti mettono di fronte appunto a eh, determinate eh, situazioni molto particolari. Infine gestire la propria formazione continua. Una professione come quella del docente che eh, chiaramente è in continuo contatto. Con il contesto sociale, economico e culturale, e nello stesso tempo in contatto con le nuove generazioni e con generazioni sempre diverse, non può pensare di non aggiornare costantemente la propria professionalità. Pertanto, eh, diventa centrale. La formazione continua per garantire una professionalità al passo con i tempi, ma anche una professionalità che davvero consenta di rispondere a quelle che sono le esigenze effettivamente e di istruzione, ma anche di formazione appunto degli studenti e delle studentesse. Con questo nostro percorso, quindi, partiremo dal testo che, come vi dicevo, è stato tradotto in italiano nel 2002 sulle dieci nuove competenze professionali per insegnare. Ma in particolare, questo invito al viaggio, come l'ha definito nel titolo Philippe Perenot, vuole essere davvero un tentativo di analizzare in seno alla normativa oggi in vigore nel nostro Paese. Quali possono essere i cardini e i punti di riferimento per favorire davvero una professionalità che sia al passo con i tempi e che dimostri di avere queste dieci competenze indispensabili per una professionalità docente. Pertanto vi invito a seguirmi sul sito luisatrecani.it e anche naturalmente sui diversi canali social in modo tale che questo percorso possa diventare anche un'occasione di riflessione sulla eh, professionalità del, del docente e su questa attività, questa professione che sicuramente è molto stimolante, ricca di molte sfide, ma anche sicuramente molto delicata e difficile. Grazie, arrivederci.